Il secondo che puoi sbloccare è Nita, però ovviamente per continuare dovresti darmi almeno un bacetto, perché... Lei è Giorgia ed è la ragazza di Cap. Ciao. E oggi faremo uno scherzetto a Cap, infatti non possiamo neanche urlare tantissimo. Fingeremo che Kazu, che sarei io, rubo la ragazza di Cap. Ci riusciremo secondo te? Sì. Sarà molto difficile, ma ci proviamo, spero di non essere picchiato. Ragazzi, oggi faremo delle domande di coppia per vedere se effettivamente siete fedeli l'un l'altro. Ma io questo video non lo volevo fare. Io invece lo voglio fare perché dobbiamo fare un video piccantino. Primissima domanda, come vi siete conosciuti? Questa è semplice, è facilissima. Cioè, non è sapete molto come facile, vi è talmente facile che quasi me lo so dimenticato. Almeno dove vi siete conosciuti? Siamo conosciuti. È così facile che me lo so dimenticato. Vabbè, dai, ci siamo conosciuti. Dai, facciamo in serie. Ci siamo conosciuti alla prima villa dell'estate scorsa. Ok. E da lì è nato l'amore, praticamente. Da lì è nato l'amore. Ok. Seconda domanda. Da quanto... Anzi, no, la voglio fare prima a Cap. Da quanto tempo state insieme? Hai visto che c'è una nuvola là sopra che ha la forma di un cavallo. Ha la forma di un cavallo, cioè, ma è un cavallo. Tu seriamente non sai da quanto tempo no, stai lo con... so, lo so. E lo sai, dillo, dai, dillo una data. Sono... Ma è allora, aspetta un attimo, scusa un attimo. Allora, partendo dal calendario ecclesiastico cinese. Ma siamo è inutile che provi a sviare gli argomenti, almeno puoi dirmi una data. Cioè, la tua ragazza, oh, ma stai scherzando, non sai da quanto tempo state insieme. 24 ottobre, ah no, qual è la mia data di... Giorgia, per favore, da quanto tempo state insieme? No, io sono bravo a dire queste cose. Nel certo senso che questo ragazzo non è che sia così tanto fedele, cioè addirittura non dai, si... Oh, ma solo perché non so... Ma che vuol dire? Addirittura non sai da quanto tempo dai, sei con la tua ragazza? Da settembre ci siamo. Numero? Numero, cosa vuol dire numero? Devi dire il giorno da 1 a 30. Ma cosa, allora cos'è, tombola? Che vuol dire? Devi sapere cinquina, il giorno. Cinquina, Giorgia, abbiamo settembre, dai, di il giorno. 17 settembre. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Sì, vabbè, tutte scuse. Allora, prossima domanda. Com'è stato il vostro primo incontro? Questa qui è una domanda soggettiva alla fine. Vabbè, cosa vuol dire com'è stato? Devo dare un voto oppure... Ascolta, vai, rispondi prima tu, per favore. Com'è stato il vostro primo incontro? Bello, brutto? Il primo incontro quale? Quando vi siete visti la prima volta. La prima volta che ci siamo visti. Oh, non mi hai cagato di striscio. Come? Non è vero! Ma poverino, ma non è vero! Ma poverina! Posso dire? Cioè, ma queste sono... Allora, Giorgia, puoi dirmi come fate a stare insieme? No, spiegatelo! Cioè, non sa qual è il giorno in cui vi siete fidanzati. Ma io voglio cambiare intervistatore! No, non mi toccare, io sono un intervistatore molto piccante. Anzi, mi voglio sedere un pochettino più di qua. Sì, vabbè, certo, allora facciamo proprio... così. No! Ma perché non posso mettermi tu là? Tu stai seduto e io sono l'intervistatore. Ma cosa vuol dire? Ma mettiti più di fianco a me, vieni no. qui! Vieni piccola, no, perché sei qua. Antipatico. Ma cosa sei antipatico, voglio stare più vicino a lei. Prossima domanda. Qual è la cosa che ti piace di più del tuo partner? Sentiamo. Allora, a me piace tanto il nasino. Il naso, ok, a te piace tanto di Cap? Il sorriso, però posso dire che con il naso sei molto scontato. Sì, vabbè, ho capito cosa devo dire. Cosa sì, vabbè, devo hai visto la faccia. Va bene, la punta del piede destro. Beh, che vuol dire la punta del piede destro? Ecco, allora, che cosa vuol dire il naso? Il suo carattere fantastico, cosa, che si ricorda le date. Ma pensavo una cosa. Ma cosa vuol dire? No, cambiamo no, domanda. Cambiamo domanda. Io onestamente voglio finire queste domande perché è una situazione molto molto imbarazzante e ridicola. Vieni qui te, io non so dove vuoi andare. Cosa vuoi? Ma stai vicino a lui? Cosa vuol dire voglio stare vicino a lui? Scusa, perché c'è qualche problema? Sono vabbè, andiamo. Vabbè. Bene, direi che questa prima parte dello scherzo è andata molto bene. Ho visto un capo un pochettino arrabbiato e anche geloso, soprattutto quando provavo ad avvicinarmi a te. Ma adesso si procede con la seconda parte, quindi dobbiamo prendere il sole insieme di qua. Okay. Vai, mettiti qui, facciamo finta di prendere il sole e tu dovrai essere sempre sgorbutica con capo, quindi devi rispondergli sempre male. Okay. Bene, buonanotte ragazzi. Oh, bra. All'ombra. All'ombra, sto prendendo un po' di sole sulle gambe, l'unica parte. Ti ho chiesto mezz'ora fa se prendevi il sole. Cosa? Ti ho chiesto mezz'ora fa.
Ma mezz'ora fa non c'era tanto. Ora che a te ti messo mezz'ora fa sotto il sole. Ora ti metti a prenderlo con cazzo. Oh, ma siamo amici. No, no, vabbè, state prendendo il sole all'ombra in due. Il sole all'ombra, stiamo prendendo il sole su questo. Ma no, ma non lo voglio prendere dietro la testa. Vieni a bere qualcosa. Stiamo prendendo il sole. Arriviamo dopo. Cioè, ma io non capisco che problemi ti fai. Scusa, c'è nessun problema. La faccio prendere il sole, scusami. Cosa vuol dire? Stai qui con lei in brandina a prendere il sole, non mi devo fare nessun problema. Siamo amici. Ho chiesto mezz'ora fa se venivi un attimo giù che registravamo il video di Fortnite. Ma non stai qui a prendere il sole con lei. Ha detto che sto mezz'ora fa se prendevi il sole, ma stai qui con lui. Quindi mezz'ora fa non voleva prendere il sole. Io mezz'ora fa non volevo giocare a Fortnite. Bene, stiamo prendendo il sole. Cioè, ma io non capisco qual è il problema, oh. Io direi che Cap si sta arrabbiando sempre. Allora, prossimo step, andare in piscina, visto che lui voleva andare in piscina con te prima, e lo facciamo ingelosire ancora di più. Va bene. Ah, è arrivato il momento di rinfrescare un po' il concetto che oggi. Quindi mi dicevi le tue passioni, l'equitazione. Sì. È uno sport che mi ha sempre affascinato, solo che non ho mai avuto il coraggio, perché io se salgo su un cavallo ho paura. No. A volte quando andavo tipo la domenica in agriturismo e c'erano i cavalli, salivo, però ci doveva stare sempre quello lì di fianco, se no avevo troppa paura. Quindi c'è tutto il sole. Cosa? State prendendo il sole. Ma lo prendiamo di qua, abbiamo il riflesso dell'acqua, ci prendiamo di più. Io sarei un po' più vicino fossi voi, ok? Ma qual è il tuo problema, scusami? Mi fai bere un po' di tè? No. E perché no? Potevi portarmi il tè! Ho cambiato idea, finito. A Giorgio almeno fai bere un po' di tè. Te è venuto prima l'acqua. Ma un po' di tè alla tua ragazza, oh, ma stai scherzando? No, adesso se volevi per qualcosa hai detto di no. Adesso sete. Ha sete? Cioè a momenti, non è che è a comando la cosa. Vabbè, vabbè, dai. Io mi butto in piscina. No, dai, facci prendere un po' di sole. Vabbè, lo andiamo a prendere? Vai, andiamo insieme, andiamo. No, andiamo. Andiamo tutti quanti insieme. Ma te cosa vuoi? Non stai facendo il bagno. Ora voglio fare il bagno. Voglio prendere un po' di tè. Andiamo. Ragazzi, siete pronti a giocare al gioco della bottiglia? Oh, registriamo. Fra, ma dobbiamo registrare. Vabbè, Giorgia, tu sei pronta? Sì, vai. 3, 2, 1. Oh, Giorgia! Ha puntato la nuvola. Ma come la nuvola? Ha puntato Giorgia, è andata di qua. Allora sentiamo Giorgia, obbligo o verità? Verità. Verità, faccio una domanda un pochettino piccante. Ti piace realmente Cap? Che cavolo fai? Ma che domande gli fai? Oh, è una domanda, stiamo giocando a obbligo o verità, è ovvio che devono essere domande piccanti. Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai. Addirittura dai. Certo, sì, dai. Vabbè, ha detto sì, oh. Ha detto sì. Sì, dai, non ha detto sì. Vabbè, non sarà convinta al 100%, ma le piace effettivamente. Vabbè, prossimo giro. Oh, ma che fai? Dai, oh. Ma cosa state facendo? Cosa ma è un gioco nella bottiglia. Sì, ma è un gioco della bottiglia innocuo, non lo so. 3, 2, 1. Oh, Cap. Obbligo verità. 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 Voglio fare la stessa domanda. Anzi no, ne faccio un'altra. Sei geloso di Giorgia? No, dai. No, dai. No, quindi dai. Effettivamente non sei geloso di Giorgia? Se mi avvicino un pochettino di più a lei, non sei geloso? Vabbè, a questo punto baciatevi. Vabbè, baciatevi, siete fidanzati, mica posso baciarla. Prossima spinata. Oh! Io. Vai. Io scelgo obbligo. Sentiamo la domanda. No, io non faccio niente. Ma come non fai niente? No. Fai te, digli te quello che vuoi. Ma stiamo registrando. Sì, digli te quello che vuoi. Ma stiamo obbligo. Facendo digli un gioco. Digli te quello che vuoi come obbligo. Ma stiamo digli facendo un gioco della bottiglia come abbiamo sempre fatto. Oh, ma stai scherzando? Vabbè, andiamo. Oh, stop alle re. Aspetta, aspetta. Cosa? Mi è venuto in mente l'obbligo. Ah, sentiamo questo obbligo. Mi devi facciare più forte che puoi. Più sì, forte vabbè. Che puoi. Vabbè, io me ne vado, dai. Vabbè, non io ti abbraccio vado. Fortissimo perché comunque sei una ragazza. Ma che fai? Ma spacchi il bicchiere! Ma che stai facendo? Allora, quindi ti dicevo, questi qui sono i brawler, che sono i vari personaggi. Ognuno ha un'abilità nello specifico. Poi c'è il negozio dove si possono comprare le casse. E aprendo le casse puoi trovare proprio questi personaggi. Guarda che è super interessante questo gioco, magari poi puoi provare a fare una partita.
Aspetta, seleziono il brawler. Perfetto. Adesso stai giocando con Shelly, che è il primissimo brawler che sblocchi. Vai, prova. Allora, di qua ti muovi e di qua puoi sparare. Vai, su, attacca. Ma vabbè, ma sei bravissima. Ma sei più forte di K addirittura. Allora, quest'altro tasto invece è la super. Vai, clicca sulla super. Perfetto. Ok, killato. Oh, la tua ragazza è più forte di te su Brawl Stars, ti rendi conto? Fantastico. Aspetta, che c'è il tasto giallo di qua. Perfetto. Puoi provare anche tu? Ma una domanda. Sì. Da quant'è che sei giocato a Brawl Stars? Gli ho insegnato io adesso. Gli ho insegnato io adesso. Ma che fai? Ma siamo. No, dai, non la. Dai, oh, che la fai killare! No, ma la fai killare! Ma te da quant'è che sei giocato a Brawl Stars? L'ha insegnato lui. L'ho insegnato io ora! Cioè, siamo nel campo di prova, si sta addestrando. Però attenta che questo robot può attaccare. Attenta. Sì, ho capito, ma sta giocando lei, fai giocare lei. Vabbè. Oh, guarda che il mio telefono però questo, grazie. Poi ti dicevo che oltre a questo campo di prova. Oh, ma le sto spiegando il gioco. Andiamo giù, dai. Oltre a questo campo di prova iniziale. Dai. Ci... Vabbè, ma che te frega di Blue Stars? Ci sono anche diverse modalità. Ma che te frega di Blue Stars? Ma come che ti frega? Le sto insegnando a giocare, guarda che è un bel gioco. Ci sono anche diverse modalità. Abbiamo a Raffa Gem. No. Vabbè ragazzi, ma allora io me ne vado. Cioè, ma le sto insegnando a giocare, oh. Ma cosa vuoi? Ma sto insegnando il gioco. Ma cosa vuoi? È già 3 ore che stai vicino, basta. Allora, fermi. Giorgia, vuoi imparare a giocare a Brawl Stars? In realtà sì. Allora. Vabbè. Cioè, poi dopo fate quello che volete. Vabbè. Allora, ti stavo dicendo che... Ma che fai? Ma scusami, ma che fai? Ci sono anche diverse modalità, che sono Raffa Gemme, Sopravvivenza, Foot Brawl e Rapina. Allora Giorgia, secondo me Cap si sta arrabbiando un pochettino troppo. Mi è arrivata la parte finale dello scherzo, okay. Quella lì più aggressiva. Quindi dobbiamo andare in camera mia e dobbiamo far finta che ci stiamo per baciare proprio quando Cap entrerà. Ok. Ok, tanto lui entra ogni 10 minuti in camera mia. Ok, andiamo. E quindi ti dicevo che oltre a Shelly, che è il primo brawler che sblocchi, mi avvicino un pochettino a te, il secondo che puoi sbloccare è Nita. Però ovviamente per continuare dovresti darmi almeno un bacetto, perché... Oh! Ma c'era la porta? Ma che c***o? Oh, le sto spiegando... Le sto spiegando il gioco! Ma in camera! Ma le sto spiegando il gioco! Ma in oh! Le sto spiegando... È uno scherzo! È uno scherzo! Ma che scherzo! Ma che scherzo! È uno scherzo! Giorgia, di Dio! È uno scherzo! È uno scherzo! Stai scherzando? Sì! Era tutto organizzato!